A volte mi chiedo se i rappresentanti del potere siano davvero convinti delle loro idee o delle loro posizioni, o se invece magari non recitino una sorta di parte in commedia o per meglio dire una parte nella nostra tragedia. Ad esempio, nel libro sulle privatizzazioni in Italia nel periodo fra il 92 ed il 2000, che tratta in particolar modo dell'IRI, ci sono alcune pagine che potrebbero benissimo essere lette come favole della buonanotte per mio figlio, se non fosse che magari crescendo, ecco, lui potrebbe avere, come dire, qualche incubo. E nel libro, dove non si fa alcun minimo accenno all'incontro che ci fu, ad esempio, sul Panfilo Britannia nel giugno del 2012, si legge a proposito delle privatizzazioni che le risorse del risparmio delle famiglie italiane liberate dai titoli di Stato, grazie anche al crescente interesse degli investitori esteri verso i titoli del nostro debito, sic, sarebbero confluite nelle casse delle banche attraverso i fondi. Questi li avrebbero a loro volta investiti nelle partecipazioni delle imprese privatizzate. Ci sarebbe da ridere se non fosse così tragico. I risparmi dei cittadini italiani, secondo la novella del racconto, sarebbero andati quindi alle banche che avrebbero investito nell'economia reale delle imprese che appunto erano in via di privatizzazione. Speculazione, scommesse sul nulla. Gioca d'azzardo con le imprese, con gli stati, contro gli stati. Così si sono mosse le banche, che hanno fatto dei mercati il loro tempio prediletto. D'altra parte, come dire, non ci voleva la sfera di cristallo ad immaginare cosa sarebbe successo all'interno di una struttura, l'Unione Europea, le cui fondamenta sono gravemente minate dal peccato originale della devozione al Dio mercato. In un saggio pubblicato agli inizi degli anni 90, Giuseppe Guarino, ministro dell'Industria sotto il governo Amato, spiegava che nel 1957 lo Stato italiano, nell'aderire al trattato della CE, che da cui poi negli ultimi decenni, insomma, si è avuto l'Unione Europea, l'Italia appunto con il 57, con la CE, accettava il mercato come principio istituzionale irrevocabile. Non l'uomo dunque. Non i cittadini, non i popoli, ma il mercato. Un mercato che con le privatizzazioni ha spalancato le porte alle banche d'affari internazionali e alla speculazione finanziaria. In sostanza, ai nostri moderni conquistatori, ai cannibali delle nostre vite. Ma per tornare al teatro delle istituzioni e alle trappole europee, ormai ci hanno abituato a nomi inglesi e a sigle le più disparate, come ad esempio Fiscal Compact oppure MES, Austerity piuttosto che ERF. E ci hanno imposto una serie di parametri inviolabili, come ad esempio il rispetto del 60% nel rapporto fra debito e PIL. E ci hanno sottratto la nostra sovranità con il trattato di Maastricht, a partire dal 92, violando pure l'articolo 11 della nostra Costituzione e consentendo l'esclusiva dell'emissione della moneta unita alla Banca Centrale Europea. Sì, perché a parte le monetine, il cui costo fra l'altro di conio e dei materiali spesso è notevolmente superiore a quello che c'è scritto sulla facciata, come nel caso delle monetine da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi e così via, ecco, tutto il resto viene emesso o stampato dalla Banca Centrale Europea. Quindi è così. La sovranità monetaria, come indicata nella trattatistica europea, è stata garantita esclusivamente alla BCE, Banca Centrale Europea, che emette l'euro e che peraltro incamera il signoraggio derivante dall'emissione degli euro. Sì, perché con buona pace di chi nega l'esistenza del signoraggio, basterebbe leggersi uno dei tanti documenti ufficiali, come ad esempio la prima delle interrogazioni parlamentari che Marco Saba riporta nel suo Bankenstein. Si tratta dell'interrogazione parlamentare 1673 del 2002, che trovate anche sul sito dell'Europarlamento, presentata da Elmer, Tannock e Villiers, alla quale il Consiglio ha risposto che dopo l'adozione dell'euro da parte degli stati membri partecipanti,
Il reddito monetario che questi precedentemente generavano dalle loro valute nazionali, signoraggio, è stato trasferito alla BCE. Quindi, riassumendo, solamente la BCE emette gli euro. Sicuri? Sì, ni, no. Lo descrive molto bene Loretta Napoleoni nel suo Democrazia Vendesi. Quando nell'agosto dell'anno scorso la Grecia non aveva i 3 miliardi e 200 milioni necessari per onorare la scadenza dei titoli detenuti dalla BCE, Mario Draghi ha autorizzato la Banca Centrale Greca a stampare euro per finanziare il governo greco, tramite indebitamento ovvio, con la garanzia dell'ELA. Il tutto in violazione, ci spiega bene la Napoleoni, di quanto previsto dallo statuto della BCE e dell'Unione. Ma che cos'è quest'ELA? Una nuova sigla? Si tratta del Emergency Liquidity Assistance, ovvero liquidità di emergenza fornita dalla Banca Centrale Nazionale, previa autorizzazione all'unanimità dei paesi dell'Eurozona. Per dirla ancora più chiaramente, la banca centrale di uno Stato sovrano viene autorizzata dalla BCE ad emettere degli euro. La procedura, come si legge bene in un articolo pubblicato su Bloomberg il 25 maggio del 2012, non è per nulla trasparente. L'unica cosa che ha dato sapere è che, ad esempio, questa stampa del denaro avviene ad un interesse penalizzante, con condizioni che, fra l'altro, non sono mai state rese pubbliche. L'ELA, fra l'altro, si scopre essere già stato applicato in Germania, in Irlanda, in Belgio, prima di essere applicato in Grecia. Ma la Banca Centrale Europea si rifiuta di dichiarare l'importo complessivo di questa forma di emissione. E così, nonostante sia lo Stato che si indebita ancora di più per emettere gli euro in base a questa ELA, tutto viene coperto da rigorosissimo silenzio, o segreto se preferite. Al cittadino non è dato sapere, anzi, deve restare nella più totale ignoranza perché altrimenti, come sostiene Mario Monti, potrebbe elevarsi al livello di chi fa le leggi, di chi governa. E così, oggi, ci troviamo all'interno di una dittatura della grande finanza gestita da un manipolo di uomini che agisce in segreto e che pubblicamente sostiene che questa mostruosità europea è cosa buona e giusta. E chi osa semplicemente chiedere, domandare, dubitare, viene tacciato di qualunque ideologia sia utile a paventare qualche fantasma del passato. Ma gli scheletri negli armadi ce li hanno questi squallidi personaggi che ci governano e che hanno, convinti o meno che siano delle loro idee, una paura folle. Una paura folle di chi mette in discussione la loro parte, di chi rompe nel loro palcoscenico, di chi dimostra la montagna di artifici che stanno utilizzando, appunto, questi personaggetti, per renderci schiavi. È quindi giunto il momento di agire come liberi cittadini. È giunto il momento di essere persone libere. Anche questa volta un appello più che una chicca finale. Veramente in rete si trova di tutto, o meglio, tutto ed il contrario di questo tutto. E fra l'altro, fra i commentatori, fra gli articolisti, fra i giornalisti, si trova davvero ogni tipologia possibile e immaginabile. Anche chi si dichiara libero economista, così come chi si dichiara esperto economista. E poi osa dire che tutto ciò che riguarda la sovranità monetaria, piuttosto che il signoraggio, piuttosto che il debito, insomma, alla fin fine sono tutte puttanate. Ebbene, siccome quando ci si attribuisce l'aggettivo esperto, è bene in un qualche modo esserlo effettivamente, o perlomeno conoscere come stanno le cose, né più né meno che affidandosi alle fonti ufficiali. E quindi, visto che la rete è un grandissimo strumento, fin tanto che ce la lasceranno, è bene anche verificare che cosa dicono i trattati, i testi ufficiali e soprattutto che cosa si riporta in materia di questi, come dire, argomenti economici.
Ecco, io per fortuna non sono un economista, ma se devo dire che la gran parte degli economisti che ho conosciuto sono stati fatti tutti con lo stampino e sono indottrinati fino alla punta dell'ultimo capello, è altrettanto vero che ci sono degli economisti che sono effettivamente liberi, nonostante non utilizzino questo nickname, che ci sono economisti esperti, nonostante non si dichiarino tali nei loro commenti, ma semplicemente sono tali perché conoscono a fondo la materia e perché si rifiutano di seguire le regole di un sistema che ci vuole tutti prigionieri. A questi economisti e ai giornalisti che si sottraggono al controllo mediatico dominante o l'autocensura che fa tanto comodo, beh, tanto di cappello e un forte ringraziamento.